Guardia riparte coincide anche con la ripartenza del consiglio di amministrazione dell'ente Mostra. Proprio ieri sono stati rieletti gli organi sociali. Ho avuto l'onere e l'onore di essere rieletto come presidente dell'ente. Al tempo stesso però c'è stato un rinnovamento del 50% delle cariche, ci sono quattro giovani vogliosi, desiderosi di fare, di portare la loro capacità, la loro esperienza, la loro professionalità anche, perché sono ragazzi che hanno titoli spendibili e metteranno questi titoli a servizio dell'ente Mostra. Avrò il piacere in questi 5 anni di avere una nuova vicepresidente, Sara Vintino, che ringrazio, e quindi anche in questo sarà una donna a prendere eventualmente a breve anche il mio testimone. E con questo progetto diciamo che il focus, il punto centrale, è proprio quello di coordinare tutti questi musei l'uno con l'altro, gestire le aperture e quindi con il tempo riuscire piano piano ad andare a creare una sorta di rete museale unificata che quindi rispecchi in un certo senso gli stessi criteri anche riguardo le aperture e le chiusure, che permetta al visitatore, quindi al turista che si trova a Guardia Grede, di poter fruire di tutto ciò che il paese, per fortuna, di tutto ciò di cui il paese è ricco. Inoltre abbiamo lavorato anche ad una serie di eventi che noi definiamo laboratoriali, didattici, ma anche culturali, legati proprio alle realtà museali. Ognuno di questi eventi sarà strutturato all'interno dei diversi musei, partendo ad esempio dal museo archeologico. Voglio fare un esempio: abbiamo strutturato insieme ad un coreografo del territorio, Tiziano Di Muzio, due eventi di performance danzanti che partiranno, per quanto riguarda il museo archeologico, dall'idea diciamo mitologica di Tersicore come dea della danza, e nel museo invece del Duomo verranno strutturati proprio tutto intorno al periodo medievale, con l'utilizzo dello stesso antifonario, quindi musicato, con una performance danzante a tema.